Eccoci qua, ciao a tutti e bentornati su andreapiccinelli.net. Oggi questo video è un po' di fortuna perché negli ultimi giorni sono stato schienato dall'influenza, quindi non ho avuto tempo di preparare un video più completo, però ci sono degli argomenti di cui dobbiamo parlare a fine anno e all'inizio del prossimo anno, quindi è il momento di fare un attimo il punto della situazione. Cinque argomenti principali che ci danno dei pensieri in questo dicembre 2023. Partiamo dal reddito energetico, perché il 9 novembre è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Fondo Nazionale per il Reddito Energetico, che stanzia 200 milioni di euro come contributo per l'installazione di impianti fotovoltaici per le famiglie con basso reddito tra il 2024 e il 2025. Lo approfondiremo naturalmente, però ecco, al momento c'è solo da informarsi e, come al solito, da mettersi avanti con i progetti. Il 22 novembre 2023 invece è stato approvato il decreto CER dall'Unione Europea. Grandi annunci da parte del MITE. La prima settimana di dicembre è stato pubblicato il testo che è stato approvato in Commissione Europea, quindi adesso me lo sto studiando e partiremo presto, probabilmente già la prossima settimana, con la guida al nuovo decreto CER. Vi anticipo che da quello che sto leggendo non ci sono grandissime novità, però è il momento di chiarire bene cosa sono queste comunità energetiche e come ci dobbiamo veramente muovere, perché se ne parla da più di un anno, è il momento di iniziare a stringere un po' il cerchio e iniziare a fare qualcosa, insomma. Terzo tema, l'agrisolare. Nel mese di dicembre dovrebbe arrivare la classifica definitiva, insomma, dovremmo sapere chi avrà accesso al bando 2, l'agrisolare 2023, quello che abbiamo fatto a settembre-ottobre, insomma. Tema 4, il super bonus in scadenza. Per chi avesse ancora dubbi sul discorso scadenza super bonus, convenzione GSE, eccetera, vi consiglio di andare a vedere i video dell'anno scorso, dell'anno prima, insomma, i video di dicembre, in cui vi spiegavo che le convenzioni GSE non sono essenziali per avere la detrazione o per restare dentro all'anno con il super bonus. Comunque, andate a rivedere i video. E infine un altro tema ricorrente degli ultimi 3-4 anni, un po' come la scadenza del superbonus, è la fine dello scambio sul posto. Siamo finalmente arrivati al 2024 e i decreti attuativi non ci sono ancora, quindi, a meno di colpi di scena dell'ultimo minuto, che possono sempre arrivare, ormai lo sappiamo, ci hanno abituato a di tutto ormai, pare invece che lo scambio sul posto, al di là di quello che prevedeva il recepimento del RED 2, continuerà anche nel 2024, quindi non ci sono al momento le condizioni per la fine dello scambio sul posto. Bene, questi sono i 5 temi principali. Degli ultimi due non ne voglio neanche più parlare fino all'anno prossimo, però dei primi tre che vi ho detto sicuramente faremo degli approfondimenti nei prossimi video, a partire a furor di popolo dalle comunità energetiche. Quindi noi ci vediamo la prossima settimana con il primo approfondimento sulle comunità energetiche e io vi auguro un buon ponte dell'Immacolata. Come al solito vi ringrazio per aver guardato questo video e per essere parte della community del canale. Appuntamento al prossimo video, un saluto da andreapiccinelli.net. Eccoci arrivati alla fine del video. Intanto grazie per essere arrivato fino a qui. Spero ti sia piaciuto e ti sia stato utile. Ricordati di lasciarmi un like, un super grazie per dimostrarmelo. In ogni caso fammi sapere cosa ne pensi nei commenti qua sotto, qual è per te il vero punto del discorso o come potrei essere utile nel fugare dubbi, perplessità e preoccupazioni. Se non sei ancora iscritto al canale puoi farlo cliccando sul tasto iscriviti e sulla campanella per restare aggiornato su tutti i nuovi video. Sul tasto abbonati puoi vedere i pacchetti abbonamento che puoi attivare per sostenere il canale. In particolare per gli addetti ai lavori oggi c'è un nuovo abbonamento che ti dà accesso a video di approfondimento dedicati a tutte le novità burocratiche, tecniche e normative. Lo trovi nel pacchetto abbonamenti alla voce aggiornamenti tecnici. Per contattarmi per incarichi, consulenze e collaborazioni, in descrizione trovate tutti i miei canali social e di link al mio sito. Io come al solito ti ringrazio per essere parte della community del canale e ti do appuntamento al prossimo video. Viaggio nel mondo del fotovoltaico. Un saluto da andreapiccinelli.net.